Una buona giornata, buon inizio di settimana dalla nostra redazione. Bentrovati a questa prima edizione del TG6 che si apre con il tema del lavoro, perché oggi 20 maggio è una data importante per quel che concerne i diritti. Ricorre infatti l'anniversario dello Statuto dei lavoratori, ma anche dell'omicidio di Massimo D'Antona, giuslavorista ammazzato dalle Brigate Rosse 25 anni fa. E proprio nella giornata di oggi noi abbiamo fatto il punto sull'importanza di questa data sul fronte del lavoro con la CGIL. Vediamo il servizio di Katia Napoleone. A meno di un mese dall'iniziativa lanciata dalla CGIL sul referendum abrogativo sul lavoro, in Italia sono state raccolte 200.000 firme, quasi la metà necessaria, e l'Abruzzo e il Molise stanno dando il loro contributo in linea con le altre regioni. 3.602 le firme raccolte. In testa la provincia di Chieti, che conta 924 adesioni. A seguire l'Aquila con 856, Pescara con 716, Teramo con 301 e il Molise con 805 firme. L'Abruzzo, maglia nera sulla sicurezza se si contano i lavoratori occupati con gli incidenti mortali, 36 nel 2023. Il referendum sulla sicurezza sul lavoro prevede che venga abrogata quella norma che limita la responsabilità del committente negli appalti in caso di incidente sul lavoro. Quindi, ripristinando la precedente norma, perché fino al 2003 era così, il committente è anche responsabile della sicurezza di ciò che avviene in virtù di un appalto che lui ha concesso, o appalti o subappalti. Altri due quesiti referendari sostanzialmente riguardano la stabilità lavorativa, cioè il quesito numero 3, che parla dell'abrogazione delle norme che hanno liberalizzato l'utilizzo del lavoro a termine, quesito 2, lavoro dignitoso, l'abrogazione delle norme che facilitano i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese. Sì, anche qui è stata introdotta tra l'altro la norma proprio dal governo in corso, per cui vi è la acausalità sostanzialmente per l'attivazione di un contratto a termine. Noi invece diciamo che anche qui, come accadeva precedentemente, si può attivare un contratto a termine, ma se ci sono determinate motivazioni, quali possono essere picchi di stagionalità, oppure sostituzione di personale assente in maternità, oppure picchi della domanda. Ecco, il lavoro a termine non deve essere la regola, la regola deve essere il lavoro a tempo indeterminato. Il lavoro va tutelato anche in caso di licenziamenti illegittimi. La reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo è una norma di dignità e di salvaguardia del lavoratore, quindi ne chiediamo il ripristino, ma chiediamo anche che l'indennizzo che oggi viene dato in caso di licenziamento illegittimo ai lavoratori venga tolto quel tetto delle 6 mensilità. Parliamo ancora di lavoro. Scatta la cassa integrazione per i dipendenti dello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona. La misura, sulla base di quanto ha reso noto l'azienda alle organizzazioni sindacali, durerà dal 10 al 24 giugno. 2 settimane di stop dunque dovute al calo dei volumi produttivi alla ex Sevel di Atessa, a cui la Marelli è collegata in termini di lavoro e di produzione. Nei prossimi giorni azienda e sindacati si incontreranno per definire i termini, ma soprattutto per capire nel lungo periodo come la cassa integrazione si concilia con i 18 turni di lavoro. Intanto, per il prossimo 20 giugno è stato annunciato un incontro a Roma nella sede di Confindustria. In quella sede vogliamo sperare arrivino chiarimenti anche riguardo gli esuberi e il loro smaltimento, affermano le organizzazioni sindacali. È sceso ulteriormente il numero dei dipendenti della fabbrica Peligna: dai 480 del mese scorso si è passati ai 462 attuali, di cui 40 impiegati. 18 lavoratori tra incentivi e dimissioni volontarie sono andati via. Passiamo alla cronaca, ci spostiamo a Pescara. Un'operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro sull'asse Pescara-Civitanova Marche di oltre 60.000 articoli risultati contraffatti o comunque non sicuri. Il servizio di Stefano Buda. Sequestrati oltre 60.000 articoli contraffatti tra Pescara e Civitanova Marche nell'ambito dell'operazione Stop Fake, condotta dalla Guardia di Finanza pescarese e finalizzata a garantire la sicurezza dei prodotti e la tutela del Made in Italy.
le Fiamme Gialle, in seguito ad indagini svolte in precedenza, hanno compiuto un primo intervento in un negozio al dettaglio del comprensorio pescarese, all'interno del quale sono stati rinvenuti migliaia di articoli falsi. Orecchini, bracciali, collane e anelli non sicuri, sprovvisti di packaging adeguato e di informazioni sull'eventuale presenza di materiale tossico del tipo nickel. I finanzieri hanno poi ricostruito la filiera commerciale, risalendo al fornitore della merce, un grossista di origini cinesi, titolare di un centro di stoccaggio con sede a Civitanova Marche, denunciato per frode in commercio poiché sprovvisto della documentazione attestante l'effettuazione dei test di laboratorio. Test che la legge prescrive proprio al fine di escludere che nei prodotti destinati alla vendita siano presenti, con percentuali superiori alle soglie consentite, metalli pesanti come nickel, cadmio e piombo. Successivamente, durante un controllo nei pressi della stazione ferroviaria di Pescara, i militari hanno individuato un'altra persona sospetta che si è subito data alla fuga, liberandosi di un sacco contenente oltre 2500 articoli griffati Colmar, poi risultati falsi e contraffatti. Di conseguenza è scattata la denuncia contro ignoti. Le indagini sono ora destinate a proseguire, nel tentativo di individuare ulteriori canali di approvvigionamento dei beni illegali ed identificare altri soggetti che dovessero eventualmente risultare coinvolti. E ora apriamo l'ampia pagina dedicata alla politica. I Giovani Democratici hanno presentato i candidati che parteciperanno alle elezioni nei comuni di Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo. Giovani Democratici in campo per le prossime amministrative. Gileno, la presentazione dei candidati che parteciperanno alla tornata elettorale di Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo. Nel nostro comitato elettorale itinerante, che ogni domenica sarà sulla riviera di Pescara, sarà qui per parlare appunto delle elezioni amministrative nei principali centri della nostra provincia. Siamo qui a presentare infatti oggi i nostri candidati, i candidati dei Giovani Democratici nelle liste del Partito Democratico e del centro-sinistra: Claudio Mastrangelo e Silvia Sbaraglia a Pescara, Walter Verrigni a Montesilvano, Marcello Secone e Paolo Pratense a Città Sant'Angelo e Francesco Cerasa a Rosciano. Siamo qua anche per ribadire come c'è bisogno di cambiare le nostre città. Queste candidature sono sì candidature generazionali che parlano e portano le tematiche delle ragazze e dei ragazzi nelle città, ma sono candidature proprio per immaginare i prossimi 20-30 anni delle nostre città, perché c'è bisogno di idee forti, di idee nuove e quindi di volti nuovi che le vadano a rappresentare. È periodo anche di campagna elettorale per le elezioni europee, siamo qua per ribadire l'urgenza di un salario minimo, di un'Europa solidale, di un'Europa attenta alle diseguaglianze e quindi anche per sostenere la candidatura abruzzese del PD alle europee, Manola Di Pasquale, e per raccogliere le firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sul salario minimo. Vi presentate in questi tre comuni che sono attualmente amministrati dal centrodestra? Assolutamente, noi ci presentiamo e sosteniamo i nostri candidati di centro-sinistra: Carlo Costantini a Pescara, Fabrizio D'Addazio a Montesilvano, Ugo Di Silvestra a Città Sant'Angelo. Tre candidati che sono con noi oggi per cambiare il destino delle nostre città. Sono città ferme da anni a causa dell'amministrazione del centrodestra e invece noi dobbiamo guardare al futuro, immaginare un percorso nuovo e diverso per queste città, per fare in modo che le ragazze e i ragazzi non siano costretti ad andare via da queste tre città in provincia di Pescara, ma che possano anzi restarci e immaginarci un futuro. Nei prossimi due servizi andiamo a conoscere i candidati di due centri dell'area vestina. Partiamo dal comune di Farindola per andare a conoscere Nadir Lanesi, candidato del piccolo centro in provincia di Pescara. Tra le priorità del programma politico, i giovani, il sociale e la riscoperta dell'entroterra. Vediamo il servizio di Vestina News. Nadir Lanesi, come mai questa scelta di candidarsi?
Allora, credo che Farindola avesse bisogno di una ventata di novità, che noi giovani riusciamo a portare. La nostra infatti è una lista molto giovane dove siamo simbolo di speranza per una comunità che ha bisogno di rinascere e di una comunità che ha bisogno proprio di questa ventata di giovinezza. Io ho deciso di candidarmi in prima persona perché sono sempre stato un grande amante di questo territorio, della sua storia e delle sue persone. Il fatto che sono stato sempre impegnato per questo territorio, per la sua valorizzazione, per la sua storia e per la sua cultura, mi ha detto è questo il momento giusto per farlo, e ho deciso quindi di intraprendere questa nuova esperienza per la mia vita. Il nostro è un programma dove, con il quale senza promesse e senza pretese abbiamo la volontà di voler rivalorizzare Farindola e far tornare le persone a sognare un futuro in questo territorio. Il nostro programma è un programma molto semplice, non basato su utopie o su pensieri appartenenti al rango della fantascienza, quanto su piccoli elementi che sono comunque essenziali. Farindola è già piena di bellezze e di prodotti che ci invidiano gran parte dei territori, basta solo aprire gli occhi per dare valore a ciò che già abbiamo, e di conseguenza il nostro programma dà ampio spazio a quelle che sono le varie problematiche sociali, le varie problematiche di assenza di servizi e sul sociale una grande vicinanza nei confronti degli anziani e dei giovani, e molto ci sarà anche sul turismo. Il coinvolgimento della comunità cittadina è al centro del programma del candidato sindaco di Montebello di Bertona, Emanuele Pavone, che ai nostri microfoni illustra il programma politico. Ci siamo candidati, non mi sono candidato, ci siamo candidati perché dobbiamo dare una risposta a questa comunità che sia una risposta incisiva, che sia una risposta seria, che sia una risposta concreta di servizi, di attività e di azioni importanti, fondamentali per la vita di questo territorio. Non possiamo perdere tempo, e non a caso la nostra lista si chiama Adesso Montebello di Bertona. Il programma è caratterizzato da un punto cardine, che è il coinvolgimento e l'ingaggio delle persone. Noi abbiamo bisogno di una comunità attiva, di una comunità presente, di una comunità che partecipa alle decisioni, che partecipa alle attività e che quindi è una comunità integrata. Avremo più servizi, avremo più opportunità solo e soltanto se le persone sono veramente ingaggiate nelle nostre attività. Opportunità delle aziende, le aziende per il territorio sono fondamentali. Abbiamo bisogno di attività che vengono incentivate, sovvenzionate, sostenute in tutti i modi. Abbiamo necessità che le aziende proliferano sul nostro territorio, e lo possiamo fare solo e soltanto dando una grande opportunità alle nostre aziende, che è quella di avere un'amministrazione partecipativa e presente. Torniamo a Pescara, perché dopo l'incendio della riserva d'Annunziana che si era verificato sabato scorso, resta massima l'attenzione da parte dell'amministrazione comunale. Mentre proseguono le indagini per fare luce sull'incendio scoppiato nella riserva d'Annunziana di Pescara sabato scorso, l'amministrazione comunale mantiene alta l'attenzione sul polmone verde cittadino, come spiega ai nostri microfoni l'assessore Gianni Santilli. Comunichiamo che il parco è stato riaperto regolarmente, perché dopo quel brutto episodio abbiamo monitorato tutta la notte e quindi la mattina di ieri abbiamo riaperto il parco regolarmente. Certo, è un po' strano vedere che ci sia un fuoco nel momento in cui sta piovendo. È vero che è una zona, quella frequentata purtroppo da ragazzi un po' sbandati, diciamo così, però noi siamo attenti e stiamo attivando le telecamere per vedere se riusciamo a capire che cosa sia successo. Ecco, come diceva lei, l'attenzione resta massima anche in vista dell'estate e delle alte temperature. Assolutamente sì, non ci dimentichiamo quello che è successo 3 anni fa, e quindi noi siamo pronti ad affrontare una nuova stagione estiva, e quindi stiamo monitorando attentamente tutta la zona che fa riferimento alla pineta d'Annunziana. Santilli ha già presentato la delibera riguardante la vendita dei tronchi accatastati in viale della bonifica. La settimana scorsa ho fatto proprio una delibera dove abbiamo verificato il prezzo di quei tronchi ormai purtroppo bruciati e malandati,
Entro questa settimana ci sarà proprio l'avviso, la gara, per far sì che qualche ditta specializzata possa prenderli e portarli via, proprio per evitare che qualcuno si possa divertire magari a creare qualche situazione poco piacevole. E ora parliamo di università, perché l'azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo ha illustrato questa mattina il progetto Ad su Proter. Il presidente del CDA, Vincenzo Di Giacinto, ha garantito inoltre che la residenza universitaria di Viale Crucioli sarà pronta entro il 2026. Il servizio di Ania Cantagalli. Partirà a fine maggio il progetto Azu Proter, che porterà, tra le varie cose, ad attivare nel giro di un anno e mezzo sul territorio provinciale di Teramo 3 centri di consulenza, orientamento e formazione nei comuni di Atri, Castelli e Roseto degli Abruzzi. Un progetto finanziato con oltre 2 milioni e 200 mila euro di fondi PNRR e illustrato questa mattina dall'Azu di Teramo, con CDA, tra l'altro, a fine mandato. È un progetto che oggi ci permette di mettere a disposizione e di lasciare alla nostra azienda un piccolo tesoretto di risorse che avrà una ricaduta sui giovani e sugli studenti universitari, non solo della provincia della città di Teramo come città universitaria, ma sulla provincia di Teramo come provincia universitaria. Il progetto ha una ricaduta su 16 comuni, dove andiamo a ricreare un po' tutti quei punti di riferimento, creando delle hub all'interno di 3 strutture dove i sindaci hanno messo a disposizione i comuni le strutture per poter espletare questo progetto, che era indispensabile per la realizzazione di tale. Questo sempre nell'ottica di migliorare i servizi per i nostri studenti, ma servizi anche legati alla quotidianità e anche legati al trasporto e legati anche all'inclusione. Inclusione sia per quanto riguarda quindi l'importanza della possibilità di raggiungere la sede agevolmente, ma anche per attività sportive ed altro. L'importante novità riguarda però la residenza universitaria di Viale Crucioli, perché l'Azu garantisce sarà realtà entro il 2026. La Casa dello Studente sta procedendo, sapete tutti che c'è stata praticamente l'emergenza, la maggior parte delle opere sono state, il progetto è partito in piena emergenza Covid. Quello che vogliamo dire è che purtroppo, visto le incertezze del caso, il Ministero ha dato una proroga forzata fino al 2026, il progetto verrà realizzato. Per Teramo la residenza universitaria oggi è una certezza. Andiamo ancora avanti con il nostro telegiornale, cambiamo argomento perché sarà un'estate calda sotto tutti i punti di vista, quella che sta per iniziare sul fronte dei balneari in vista della vendita, della messa all'asta delle concessioni balneari nel 2024. Noi siamo andati ad ascoltare questa mattina il presidente della FIBA Confesercenti di Teramo, Antonio Latorre. Mentre imperversano le polemiche sulla questione riguardante il rinnovo delle concessioni balneari, sta partendo la stagione estiva che per i titolari degli stabilimenti non sarà come le altre. Stiamo in pieno caos in quanto non sappiamo neanche se quest'anno noi abbiamo la concessione valida, in quanto si parla sempre che le scadenze sono il 31 dicembre 2023, poi c'è stata una proroga del 2024 bocciata dalla Corte Costituzionale, anche da sentenze del TAR, Consiglio di Stato e quant'altro. Però c'è anche una parte positiva da questo punto di vista, perché ci sono anche sentenze che confermano il 2033. C'è stata l'ultima sentenza del Comune di Monopoli, perché l'importante è che questa assegnazione del 2033, questa proroga fatta nel 2003, sia stata fatta dal punto di vista legittimo, cioè con una pubblicazione sul bura comunale, regionale, oppure anche una pubblicazione tramite internet oppure sui giornali. Si sta verificando queste cose per capire effettivamente come sono state rinnovate oppure prorogate queste concessioni. Viviamo nell'incertezza, ma non da quest'anno, oramai la Bolkestein è del 2006, in Italia è stata recepita nel 2010, oramai sono 15 anni che stiamo in una situazione di incertezza. Infatti non si investe più, si cerca di investire solo sugli arredi, perché vanno in deterioramento. La Bolkestein applica l'evidenza pubblica quando c'è scarsità di risorsa, ma come abbiamo visto dalla mappatura fatta dal governo,
In Italia le spiagge da assegnare ce ne sono e ce ne sono abbastanza. In vista delle gare previste per il 2024, il governo dovrà valutare anche la questione riguardante gli indennizzi. Almeno un riconoscimento degli investimenti fatti. Lo stabilimento balneare è di nostra proprietà. Lo Stato ci ha permesso, dandoci in concessione l'arenile, ma tutto ciò quello che sta sulla spiaggia è di proprietà dello stabilimento balneare, che l'ha creato con sacrifici dai genitori, figli, nipoti e quant'altro. Si è svolta questa mattina a Pineto la premiazione del concorso riservato alle scuole primarie del Teramano e dedicato all'Ape Cerranella Bimbi in Festa durante la visita alla fattoria didattica. È un'occasione importante anche per ricordare l'importanza delle api per l'ecosistema. Giornata di festa a Pineto, nell'azienda agricola Masseria della Madonna, dove in occasione della giornata mondiale dell'ape si è tenuto un concorso artistico dedicato all'ape Cerranella, che ha coinvolto circa 60 classi appartenenti alle scuole primarie della provincia di Teramo. Questa mattina i bambini hanno visitato la fattoria didattica e subito dopo sono state premiate le tre scuole vincitrici, che hanno ricevuto dagli organizzatori premi in denaro per l'acquisto di materiale didattico. Noi come Masseria della Madonna abbiamo organizzato questa attività con le scuole, quindi questo concorso artistico, dove tutti i bambini sono stati attivati nell'esecuzione di questo disegno sull'ape Cerranella, ma non è nient'altro che un tentativo per avvicinarli appunto al mondo dell'ape, ma anche al mondo dell'ambiente. Sono stati premiati gli elaborati di due scuole di Pineto e una di Roseto. Devo dire che dal punto di vista artistico veramente sono stati tutti molto molto bravi. Agostino D'Agostino, custode delle api nella masseria, parla della cura e dell'attenzione riservata alle api e della loro funzione fondamentale per l'ecosistema. La masseria non alleviamo le api, ma le custodiamo. Qui non abbiamo un allevamento, ma abbiamo un'oasi per le api. E loro bottinano praticamente su tutto il territorio della masseria, che è di circa una cinquantina di ettari, che su questa collina va dalla riva del mare fino alla collina, fino al comune di Silvi. L'ape, oltre a produrre il miele, la pappa reale, il polline, propoli, svolge un lavoro importantissimo sul territorio, che è quello dell'impollinazione. Pertanto avere delle famiglie su un territorio è fondamentale. Adriano De Ascentis, presidente del WWF Calanchi di Atri, loda l'iniziativa e pone in rilievo l'importanza degli impollinatori per l'ecosistema, in particolare alla luce dei recenti cambiamenti climatici. È importante perché con i cambiamenti climatici, con la riduzione degli habitat, con la mancanza di fioriture spontanee, si sta inducendo questo tipo di animale alla riduzione. Quindi è importantissimo lavorare, come stanno facendo loro, sia su due piani, sia sulla conoscenza che sul ripristino ambientale, la riqualificazione ambientale nel rispetto della natura. E ci spostiamo a Chieti, dove questa mattina c'è stata la cerimonia di premiazione del concorso d'arte contemporanea dedicata ad Alfredo Paglione, concorso riservato agli studenti dei licei artistici della provincia di Chieti. Quarta edizione di una mostra dedicata ad Alfredo Paglione, che la vede un padre di questo evento, insieme al compianto Paglione. Quale emozione per questo evento? Ma è sempre un'emozione intanto ritornare a Chieti per me e soprattutto poi tornare a premiare dei ragazzi. Io nel mio mandato qui a Chieti ho cercato di declinare quell'impegno rivolto soprattutto ad avvicinare i giovani alle istituzioni. Ritenevo e ritengo ancora tutt'oggi che questo sia uno dei modi migliori, far sentire i ragazzi partecipi di qualcosa di cui loro sono protagonisti all'interno di un'istituzione. E mi permetta di ringraziare il presidente della provincia che ci ospita e ha voluto fermamente che questo premio potesse continuare anche sotto la sua egida, perché
così facendo non è solo l'istituzione prefettura che ha avvicinato, ma anche la provincia e tutte quelle che sono le pubbliche istituzioni, a cominciare da tutti i comuni che nella provincia sono ricompresi. Voglio dire questo perché noi verso i giovani forse prestiamo sempre meno attenzione, ma non è l'attenzione di chi deve avere la captatio benevolentia, come si dice, no? Quindi catturare la benevolenza dei ragazzi, ma è quell'attenzione che deve dare ai ragazzi la possibilità di crescere attraverso le loro opere. In questo caso si tratta di opere artistiche, grazie ai licei artistici che hanno con entusiasmo partecipato, ai loro professori, ai loro presidi. Devo dire che sono da 4 anni i veri propulsori di questo premio, insieme ai ragazzi ovviamente. Presidente Menna, una quarta edizione del premio dedicato ad Alfredo Paglione. Quanto è importante per i giovani cimentarsi nell'arte? È fondamentale perché l'arte è vita, l'arte è socialità, l'arte è speranza, l'arte è ottimismo, l'arte è rinascita. Diceva un grande artista, Palizzi, vorrei rinascere per ricominciare, proprio per ricominciare nel segno della speranza e dell'ottimismo. Io devo ringraziare di cuore, profonda gratitudine a Sua Eccellenza il Prefetto Forgione, a Alfredo Paglione, all'indimenticabile, imprescindibile mecenate Paglione, mecenate per l'Abruzzo e per il mondo, e naturalmente grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, perché i giovani in questa giornata si esaltano nella bellezza, in quella bellezza che proprio ci ricordava un grandissimo intellettuale, salverà il mondo, e oggi i ragazzi salveranno il mondo attraverso queste opere d'arte, una parte delle quali sarà donata alle istituzioni pubbliche. Grazie a loro, grazie alle scuole, grazie ai giovani, e viva l'arte e viva i giovani. E ora parliamo della festività del Volto Santo, perché si è svolta la 10ª edizione del Cammino del Pellegrino, l'itinerario turistico religioso di 320 chilometri che si snoda tra Lazio e Abruzzo per ripercorrere il percorso del forestiero che nel 500 portò da Roma a Manoppello il Sacro Velo. Ed ecco l'organizzatore Gino Drappa, che è partito da Roma e ci spiegherà lui che cosa significa questo cammino. Dunque, questo cammino è un cammino storico religioso che è avvenuto nel 1503, che quando c'è stata la strage dei Lanzanilecchi che distruggevano tutte le immagini sacre, la famiglia Orsini ha dato l'incarico a un pellegrino di portare la reliquia dall'altra parte del Tirreno, da Roma a Manoppello. E lui è arrivato nel 1506, dopo 3 anni. Allora a me personalmente, mi è venuta l'idea di ripercorrere questo cammino, perché stiamo quasi sempre sulla Tiburtina, perché era l'unica strada che collegava il Tirreno dall'Adriatica. E io sono 10 anni che sto su questo cammino e adesso è completo, perché al sito c'è tutto, è percorribile, e poi c'è una novità, che noi stiamo quasi sempre a fianco alla ferrovia. Cioè non è detto che uno vuol fare il cammino deve spendere 12 giorni, lo può fare in tappe da 4, e questo è molto importante. Cosa succederà da questa chiesetta in poi? Come si chiama questa chiesetta prima di tutto? Chiesetta di San Pietro, di Letto Manoppello. Adesso noi facciamo la parte di Cerbarano, una frazione, poi scendiamo sotto e andiamo a uscire a Portafara, che è la porta più bassa di Manoppello, e dove è entrato il pellegrino, e di là subentra una rappresentazione storica della consegna del velo, che è stato attrezzato da una compagnia teatrale che fa la consegna simbolica del velo. Noi il nostro cammino finisce al Volto Santo. I gruppi che hanno percorso le strade da Roma qui a Manoppello per ricordare questo cammino che ognuno di voi fa nella propria vita.
un cammino che è fatto di relazione, di incontri, d'amicizia, ma soprattutto è fatto di esperienza con il Signore. Allora, la Signora è quella che ha fatto, diciamo, l'immagine che i camminatori portano, giusto? Sì, giusto. Io me l'avevo fatto per casa perché ancora non c'era questo cammino. Siccome che Gino, il nipote di mia sorella, lo conosco da piccolo piccolo, ha cominciato questo cammino, io ho detto, vuoi il Volto Santo portare? E mi ha detto sì, e lo do con tutto il cuore. E chiudiamo con lo sport, con l'Aquila che pareggia in casa la finale playoff con la San Benedettese, si aggiudica proprio l'atto finale della stagione. Ora si attendono buone notizie sul fronte del ripescaggio per la formazione rossoblu. Ci racconta il match di ieri Stefano Recanati. Ancora i supplementari e il miglior piazzamento in classifica, come era accaduto già contro il Roma City. L'Aquila all'ultimo respiro si aggiudica la finale playoff pareggiando 1-1 contro la San Benedettese. Partita molto intensa ma contrassegnata da pochissime emozioni, specie nella prima frazione di gioco. Apre le danze Leonardo su suggerimento di Battista, ma la sua conclusione termina sul fondo. La Samb, che ha a disposizione un solo risultato utile per vincere i playoff, attacca a testa bassa, ma per rivedere un tiro verso la porta dobbiamo attendere la mezz'ora, quando Chiatante, evidentemente galvanizzato dal gol stupendo contro l'Avezzano, ci riprova dalla distanza ma senza fortuna. Cappellacci si sgola molto richiamando i suoi, che col passare dei minuti prendono coraggio. Molto attiva la catena di sinistra con Di Santo, che chiama la torsione aerea. Banegas, colpo di testa alto, l'Aquila sulle gambe. Samb invece aggressiva già con la propria prima linea, inducendo spesso l'Aquila all'errore. Accade al decimo e per gli uomini di Cappellacci sono dolori. Battista sorprende Bellardinelli alle spalle, poi pennella per Tomassini che di petto supera Michielin. 14° centro in stagione per lui. Esplode il settore ospiti, che ora crede nell'impresa, anche perché l'Aquila sembra un pugile suonato e la Samb 7 minuti più tardi va vicino al raddoppio. Il calcio d'angolo battuto da Battista trova Sirri, che in rovesciata spedisce la palla di poco alta sopra la traversa. Cappellacci manda dentro Angiulli e Alessandro, passando al 4-2-4, ma di pericoli dalle parti di Coco non arrivano, anzi è la Samb a divorarsi il gol per ben due volte. Tomassini in campo aperto, serve Martiniello in area, pallone incredibilmente alto, il numero 96 prova a rifarsi ma Michielin attento sventa la minaccia. Gol mangiato, gol subito, ed è pesantissimo quello di Sirri, che spedisce il pallone alle spalle del proprio portiere finora inoperoso, regalando di fatto all'Aquila i tempi supplementari. Il primo scivola via senza sussulti. Nel secondo si parte con la standing ovation per Banegas, autore di una stagione sontuosa chiusa con 18 gol. Al minuto 112 Alessandro, dopo aver conteso la sfera ad un avversario, trova una deviazione che per poco non beffa Cuoco. Finale acceso, Scimia entrata molto ruvida su Mandrelli, il rosso diretto per il centrocampista. Si accende anche una mischia davanti alla panchina di casa, a farne le spese mister Cappellacci, che lascia il terreno di gioco arrabbiatissimo. Al triplice fischio finale sorride l'Aquila, che incrementa il proprio coefficiente in vista di un ipotetico ripescaggio. Momenti di tensione dal settore ospiti, con alcuni seggiolini volati in campo e indirizzati verso i giocatori della Samb. Finisce qui alle 14.33, 15 secondi, la prima edizione del TG6. A proposito di sport, vi ricordo l'appuntamento come ogni lunedì con Replay, condotto da Enrico Rocchi, per parlare del Pescara in vista della prossima stagione. Le prossime edizioni del TG6, come sempre, alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.